Allora parliamo di pallavolo e poi torneremo sul calcio con l'eccellenza e ancora una parte che riguarda la Serie D. Ma intanto parliamo di pallavolo per andare a chiudere questa prima parte di sala stampa con Luigi Pulvirenti che viene qui da presidente capolista del campionato di A3 maschile, che non è assolutamente facile, Essere in testa non è mai eh? Non è mai facile in facile. nessun In nessun campionato. campionato. Lui però mi disse all'inizio stagione, Vengono i quest'anno. pulcini. Queste sono le immagini di un Palacatane che dovrebbe essere un po' più gremito, perché comunque rappresenta il territorio, si chiama Farmitalia Saturnia, AC Castello, sì, ma insomma siamo a Catania e si gioca al Palacatania. E allora lui mi disse all'inizio stagione, quest'anno non ce n'è per nessuno, prendendo un caffè, poi mi disse, certo, bisognerà sudarsela, però dopo 6 giornate siete in testa al campionato. Luigi. Devo dire che noi stiamo rispettando il nostro obiettivo stagionale, non perché siamo in testa alla classifica, ma perché abbiamo, credo, quest'anno prodotto, diciamo, un upgrade, visto che siamo, sul Internazionale. filone della terminologia inglese, mi permetto di utilizzarla, nel senso che come società siamo cresciuti, ci siamo strutturati meglio rispetto all'anno scorso, non perché l'anno scorso non fossimo strutturati bene, perché si può sempre migliorare e perché noi pensiamo che prima di costruire una squadra forte in campo vada costruita una società solida che ha le spalle, perché altrimenti il rischio è di durare 1 o 2 stagioni e poi saltare, cosa che tra l'altro nella pallavolo a Catania sono già accadute, qualcuna ero anche coinvolto, quindi non mi sto tirando fuori dalle responsabilità, anche io nel passato ci ho avuto la mia parte di responsabilità in progetti che sono partiti con i migliori auspici che Con poi non grande si sono entusiasmo, realizzati. sì. Quindi forse anche avendo imparato un po' dagli errori commessi nel passato, noi abbiamo cercato prima di strutturare la società e avendo acquisito questa solidità di base, quando abbiamo deciso 2 anni fa di acquistare il titolo di Serie 3, pensavamo a una programmazione triennale. Quindi un primo anno in cui abbiamo fatto molta fatica, e in effetti abbiamo fatto molta fatica perché abbiamo chiuso all'ultima posizione, non c'erano le retrocessioni, quindi era un po' un rischio calcolato. Un secondo anno in cui ci saremmo proposti in maniera più competitiva, magari da outsider, è andato talmente bene la E scorsa siete arrivati in stagione fondo, che si è arrivati fino in fondo, nella sfidando finalissima. Ma i favori del pronostico e portando una corazzata vera come Grottazzolini a gara 3 della finale playoff. Quest'anno, il terzo anno, nella nostra programmazione originale, avrebbe dovuto essere quello dell'affermazione in questa categoria, cercando di proporci in maniera più concreta per il salto in Serie 2. E quindi per questo dico che stiamo rispettando non l'obiettivo stagionale, ma una programmazione triennale che ci ha portato oggi a essere in testa alla classifica, esserci con merito perché la squadra è costruita bene. Ha tra i migliori giocatori della categoria, ha una panchina molto lunga, ha un allenatore che non ha bisogno di presentazioni come Valdo Cantor, uno staff tecnico di assoluto livello, uno staff medico di livello che non è scontato a questo, Oggi. diciamo, in questa categoria, anche il pubblico, perché devo dire che purtroppo la ripresa televisiva non rende giustizia al fatto che Da questa parte nella tribuna più vicina alle panchine, poi in realtà noi ricordiamo anche registriamo molto più pubblico rispetto a questa la fase, media ma siamo sui 600-700 spettatori, che non spettacolare. sono pochissimi. Certo. Poi la nostra esperienza ci porta a dire che nella seconda parte della stagione le presenze si Aumentano. amplificano. Quindi Sì. veniamo da 5 vittorie consecutive, siamo in testa alla classifica, non sono casuali Ma non si può le 5. pareggiare. No, non si può pareggiare. Non si Non può sono casuali le pareggiare. 5 vittorie, non è casuale il primo posto, però è vero che è un campionato tutto da costruire ancora, perché ci sono tante squadre Ecco, competitive. domenica giocherete alle Incontreremo una 18 di ad queste. Aversa e Tra ha 2 punti in meno l'altro, perché due la punti in meno di noi, Farmitalia ha uno 15 scontro punti diretto. Uno e scontro l'Aversa ne ha diretto. Tanto non 13. abbiamo mai vinto ad Aversa da quando abbiamo, diciamo, C'è sempre una prima rilevato volta. la Saturnia. C'è sempre una prima volta. Quest'anno il nostro girone, quello meridionale, è più competitivo del girone settentrionale, solitamente Al al contrario. contrario, mentre quest'anno credo che i valori tecnici del nostro girone siano più alti. Diciamo, corriamo per il primo posto perché è importante arrivare primi, perché la nuova formula del campionato riserva alla prima classificata dei 2 gironi della Serie 3 due possibilità di andare in Serie 2, perché c'è prima uno spareggio, ovviamente quando finirà la stagione regolare, ci sarà uno spareggio tra le prime 2 classificate, a
al meglio delle tre partite Cioè, con, dei due gironi? sì, con il vantaggio del fattore campo, appannaggio della squadra che ha fatto più Che più punti nel punti. campionato. La vincente viene promossa in Serie 2, la perdente rientra nei playoff dalla semifinale. Ma è Sarà chiaro, insomma. difficilissimo perché Aversa, Toscania, lo stesso Palmi, anche se entrambe in questo momento sono un po', diciamo, in ritardo rispetto a noi, ma anche Ortona che diciamo, l'anno scorso faceva la Serie 2, Bari che comunque non è promossa ma sta facendo molto bene, sono squadre che daranno filo da torcere. E noi siamo una squadra che se gioca bene è in grado di vincere con tutti, questo poi non vuol dire che vince tutte le partite. Ma faccio un parallelismo con la squadra dell'anno scorso. L'anno scorso la nostra migliore pallavolo non era sufficiente per battere tutte le squadre. Tant'è vero che poi noi abbiamo messo, abbiamo ingranato la sesta nel girone di ritorno, quando abbiamo fatto, se non ricordo, 11 o 12 vittorie consecutive tra campionato e playoff, interrotto soltanto con la sconfitta in casa con Grottazzolina. Quest'anno la squadra esprime una pallavolo superiore che se mantenuta con continuità nel corso della partita e poi ovviamente nel corso del campionato, ci rende competitivi contro tutti gli avversari. Se invece non giochiamo al nostro livello o pensiamo che per il semplice fatto di essere la capolista gli altri stendono il tappeto rosso, Supponenze. ecco, perdiamo 3-0 come è capitato nella Ma prima gli giornata. sponsor ci sono in queste Gli categorie? sponsor ci sono e quest'anno, oltre a dire grazie ovviamente a tutti gli sponsor che ci seguono, questo ormai è il terzo anno, ma quest'anno sono entrati i grandi gruppi del nostro territorio, come Petrol Company, come Lovriccio, come altri che stanno per entrare, su tutti ovviamente Farmitalia, che è Certo. un'azienda Questo è importante, importantissima per importante. il nostro territorio, una delle, cioè, più importanti aziende farmaceutiche italiane. Io devo ringraziare Fabio Scaccia, che poi ha fatto anche da tramite con Banca del Fucino, che è un nostro partner molto importante per questa stagione, e non soltanto per sostenerci, ma anche per l'entusiasmo con cui lo fa, che riguarda il tifoso, e con la lungimiranza dell'imprenditore che ha visto nella pallavolo e nella Saturnia un veicolo per poter consolidare la reputazione aziendale del proprio marchio, che è un marchio prestigioso. Quindi noi sentiamo il peso non soltanto dei 58 anni di storia della Saturnia, società fondata tra gli altri anche da mio padre, quindi io avverto un peso particolare in questa storia, ma anche il peso di un gruppo così importante per il nostro territorio, un gruppo imprenditoriale così importante nel nostro territorio che ha deciso di esserci accanto, scegliendoci come partner per un percorso di comunicazione che noi speriamo possa ovviamente durare nel tempo. Ad Aversa non avete mai vinto, Non dicevi? abbiamo E come vinto. pensate di preparare questa Come partita abbiamo di domenica prossima? sempre fatto in queste settimane, dal martedì in palestra, col doppio turno di allenamento, perché ci alleniamo 2 volte al giorno quasi tutti i giorni. Tu sarai ad Aversa? Io sono ad Aversa, con grande rispetto per l'avversario, perché lo merita, perché è una squadra molto forte, con delle individualità da Non so, categoria sono due superiore, punti. con una proprietà forte che ha anche esplicitato propositi di raggiungere in un certo numero di anni la Superlega, quindi anche loro Dall'anno prossimo in poi. sono Proiettati, molto quindi dall'anno strutturati. prossimo in poi. Speriamo. No, magari il massimo sarebbe che due squadre del girone meridionale Girone blu, salissero. Sì, certo. perché la pallavolo di alto livello Il purtroppo, diciamo, riscatto si del sud. concentra nel centro-nord Purtroppo e sì. in Ed alcune regioni è del un po' lo specchio anche centro-nord. del momento Però ci sono economico e realtà sociale dell'Italia, che come Taranto, come appunto provano, è Vibo vero, Valentia con anche Pippo Callipo, che da ormai 20 anni da una mantiene vita. la squadra della Superlega e la 2, che sono un po' i nostri punti di riferimento Mi pure. chiedeva qual è la prossima partita in casa contro chi, perché si è Sì, autoinvitato. la Sì, no, prossima no, partita in no, casa fai lo la inviterò busta, io no, no, personalmente, sarò ecco, io io, tu sai che sono personalmente uno sportivo a in... 360 Sarò io, gradi. lo so, io Ecco. seguivo sala stampa quando ero piccolino Che cosa su vuole altre dire? Che cosa vuole emittenti. No, dire? io Pensavo persone anziane. seguivo. No, no, no. Quindi Allora, si ricorda di nel te. senso che lo conosco da Sì. tempo, il 27 novembre, Bene. tanto credo in C'era coincidenza con... lui, c'era lui. Se io 27, non 27 ricordo, se novembre. non Ci ricordo sono. male, però potrei Ritorno da ricordare Torino. male, in coincidenza con Catania Cireale, ma forse ricordo male, però potrebbe essere. Potrebbe essere. Comunque noi giochiamo alle 18, quindi non Sì, c'è no, 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 voglio coincidenza. coincidenze. Anzi... Verrò con piacere, perché io, ripeto, la pallavolo è uno degli sport che ho seguito sempre. Non Non andare al a questo Palasteghini, livello. però.
ecco, andare al Palacatania. Una, una volta si usciva dallo stadio, stadio si entrava al Palacatania. Devo dirti che... Ma che altezza è di Corso Indipendenza? Accanto al Gemellaro, quindi nella parte più alta di Corso. Il tuo istituto. C'è una quota di tifosi del Catania che viene dopo la partita del Catania. Si trasferisce? Sì, bene, sì, bene. Sì, con la sciarpa del Catania. Tanto la pallavolo ha spesso condiviso una parte del proprio pubblico con quello del Catania. Quindi... Signori miei, non ci ricordiamo, non ci dimentichiamo, c'è la Paoletta. Devo chiudere. Nello Greco è il presidente onorario della Saturnia. Ecco.